Questo è il riconoscimento che l'organizzazione, la Old Motors Abruzzo, ci ha fatto per aver partecipato a questa manifestazione. L'altra sera ho avuto modo di conoscere la vedova del grande Bandini, il vincitore dell'ultima edizione del 1961 della Coppa Acerbo. E Lorenzo Bandini, che come sappiamo morì in un incidente tragico automobilistico nel 1967. Ringrazio il club Old Motors di Pescara che ha portato una tappa del circuito appunto di Pescara, un'erogazione delle macchine storiche. E questo come ringraziamento a chi ha ideato il circuito pescarese della Coppa Acerbo, il nostro concittadino Giacomo Acerbo. Quindi ecco, un ringraziamento e credo che questa tradizione possa essere portata avanti. Per i cittadini di Loreto abituati alle gare automobilistiche che fin dal dopoguerra erano svolte nel circuito della provincia di Pescara e sono abituati, quindi una bella rievocazione. Beh, oggi è una data veramente importante perché si celebra la rievocazione della Coppa Acerbo, quindi quando si parla di Coppa Acerbo si parla sicuramente di Loreto, perché se non ci fosse stato il barone Giacomo Acerbo che ricordava con questa manifestazione il fratello caduto eroicamente nel 1918, questa manifestazione oggi non ci sarebbe. Questa è stata la corsa più importante dal 1924 al 1961, è stata sempre vinta da campioni importanti e da macchine veramente di alto prestigio e a me fa piacere che dopo un lungo periodo di dimenticanza di questa manifestazione, per fortuna oggi si sta recuperando questa tradizione.